buona Pasqua, fra Volantina. Buona Pasqua a tutti. Allora, ci vorresti dire in sintesi cosa significa il lunedì dell'angelo o la Pasquetta, detta in gergo? O perché la scampagnata in questo giorno, ecco. La Pasquetta perché è una piccola Pasqua anche per noi, perché Gesù è morto ed è risorto fisicamente, che lui dice, vedete, è un fantasma, non ha carne e ossa, come vedete che io ho. Questa parola che dice dal risorto, da, come dice Giuseppe che sta facendo un'intervista in greco, è anistemi, si è alzato dalla morte, immaginate un morto che si alza dalla morte. E allora l'annuncio vale per noi, perché Gesù è morto e è risorto per dirci anche noi che anche noi possiamo risorgere dai morti, se ci sforziamo di fare gradualmente la volontà di Dio. E questa è quindi la piccola Pasqua, la grande Pasqua è stata per Gesù, per il capo, e adesso deve venire anche per il corpo mistico che è la Chiesa, come poi dirà San Paolo più volte. Quando questo corpo corruttibile si sarà rivestito di incorruttibilità, quando questo corpo mortale si sarà rivestito di immortalità, allora si compierà la parola della Scrittura. Il lunedì dell'angelo, ecco, che cos'è questo lunedì dell'angelo? Concretamente secondo i Vangeli sinottici, cioè simili, Marco, Luca e Matteo, leggiamo che il primo giorno della settimana, oppure il primo giorno dopo la Pasqua, ossia dopo il sabato, ecco che le donne vanno per ungere il crocifisso e l'angelo gli annuncia che il crocifisso non è qui, è risorto. Ecco, allora questo è l'annuncio della giornata di oggi e la motivazione, così un'interpretazione che si fa generica, perché si va nelle scampagnate, perché si fa la passeggiata in campagna, perché si va in mezzo ai fiori, perché si va insomma a fare il picnic tutti in giro, è perché si pensa che Gesù, incontrando i discepoli di Emmaus, proprio li incontra nella campagna e quindi annuncia questo mistero, che Gesù è il centro della storia, che Gesù è venuto nella storia per realizzare le profezie fatte, ecco, nel passato nel mondo ebraico, e che si realizzano in Gesù e si devono realizzare anche in noi. Quindi, come diceva Pio Sciardenna, non solo c'è la cosmogenesi o l'antropogenesi, cioè la nascita del cosmo e alla fine la nascita dell'uomo, ma poi c'è il punto mega, che è la risurrezione anche dell'uomo, non solo di Cristo, ma anche quella nostra. Quindi buona Pasqua, cioè buon passaggio, Pesach, come fa Giuseppe in ebraico, mi correggerà se sbaglio, passaggio dalla paura, del terrore della morte, alla libertà della vita e vita eterna e gloriosa immortalità con il corpo glorioso, che poi in estate, con l'assunto in cielo, col dogma di fede, ecco, sarà la Pasqua estiva per ricordarci sempre che anche l'umanità è destinata a risorgere con il corpo, se farà e si sforzerà di fare la volontà di Dio. Buona Pasqua! Buona Pasqua, grazie! Buona Pasqua.